Bene, allora il messaggio di oggi è re, sacerdoti e profeti, no? Queste sono le tre figure che troviamo nell'Antico Testamento, no? Ma non è sempre stato così, perché vediamo che all'inizio, quando Dio ha preso il suo popolo fuori dall'Egitto, no? Non gli ha dato un re, no? E non c'erano neanche i profeti, c'era, no, come proprio figura profetica, c'erano questi giudici, che comunque anche questi giudici arrivavano solamente quando c'era un problema, cioè venivano appunto per tirare fuori il popolo di Dio da un problema, perché sennò non sarebbero serviti neanche loro, perché Dio aveva dato a questo popolo appunto 12 tribù, ogni tribù era divisa in famiglie, ogni famiglia aveva il suo capo famiglia, no? E si autogestivano, quindi con delle famiglie sane, avevi delle tribù sane e 12 tribù sane facevano un popolo sano, no? Questa era l'idea di Dio, no? E aveva dato dei sacerdoti, no? Cui avevano fatto il tabernacolo nel deserto, Aronne è diventato primo sacerdote, poi una tribù è stata scelta, Levi, come appunto sacerdoti, giusto per poter appunto avere questa comunione con Dio, avere la presenza di Dio in mezzo a loro, per ricordargli che Dio era con loro, no? Ed era una nuvola che faceva ombra, no? In mezzo al deserto, un'aria condizionata, no? Stava in mezzo al deserto, e un fuoco di notte che li riscaldava, come sapete nel deserto, no? Le temperature di giorno vanno altissime e di notte vanno bassissime, no? Quindi gli aveva dato anche, no, l'aria condizionata e il riscaldamento a seconda delle necessità, proprio per mostrare io mi prendo cura, no? C'era la manna, i vestiti che gli crescevano addosso, no? C'era veramente tutto quello di cui avevano bisogno e soprattutto sapere che Dio era con loro, per loro, e li avrebbe portati in una terra promessa dove c'era latte e miele. Quindi tutto sarebbe dovuto andare bene e continuare così, in questa gestione, no? La gestione familiare, la gestione delle tribù, no? E la gestione di un popolo, senza bisogno di re, no? Senza bisogno di profeti, perché Dio era in mezzo a loro, Dio parlava attraverso i sacerdoti, non c'era, no? Un problema facile sulla carta, ma un po' più difficile in pratica, no? Infatti, dopo tutto quello che vediamo nel libro dei giudici, no? Questi scontri, addirittura una guerra civile fra tribù, no? E vediamo, no? Che proprio veramente succede di tutto, arriviamo a Primo Samuele, dove, no? Vediamo che il popolo fa uno dei più grossi sbagli, no? Della sua storia. Possiamo dire, anche se poi Dio fa sempre rigirare tutto a favore suo, però, no? Fanno qualcosa, se non altro dimostrano quello che è il loro cuore. Perché in 1 Samuele 8, versetto 1, leggiamo: quando Samuele diventò vecchio, costituì i giudici di Israele i suoi figli. Il primogenito si chiamava Ioel, il secondo Abia. Essi facevano i giudici a Beersheba. I suoi figli però non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare da guadagni illeciti, accettavano regali e pervertivano la giustizia. Allora tutti gli anziani di Israele si radunarono, vennero da Samuele a Rama e gli dissero: ecco, tu ormai sei vecchio, i tuoi figli non seguono le tue orme. Or dunque stabilisci su di noi un re che ci governi, e qui è il grosso problema, come avviene per tutte le nazioni. Ma la cosa dispiacque a Samuele, perché avevano detto: dacci un re che ci governi. Perciò Samuele pregò l'Eterno, e l'Eterno disse a Samuele: ascolta la voce del popolo in tutto ciò che ti dice, poiché essi non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni su di loro. Si comportano con te come hanno sempre fatto dal giorno in cui li ho fatti uscire dall'Egitto fino ad oggi. Mi hanno abbandonato per servire altri dei. Ora dunque ascolta la loro richiesta, ma avvertili solennemente e dichiara loro i diritti del re che regnerà su di loro. Da quel momento arriva la stagione del re, cioè del governo umano. E con il re vediamo appunto che arrivano anche i profeti.
perché il profeta ha bisogno appunto di correggere i re, perché questi re non camminano nella parola di Dio. Allora ci sono i sacerdoti che comunque continuano il loro lavoro di sacrifici per invocare il perdono del Signore sui peccati, per mantenere la presenza di Dio in mezzo a questo popolo. E ora c'è un re però che li governa, e insieme al re appunto arrivano anche, Dio deve mandare anche i suoi profeti che cercano di correggere appunto l'opera di questo re. Allora, noi quando leggiamo l'Antico Testamento dobbiamo capire che l'Antico Testamento ci insegna qualcosa di noi stessi, perché Dio, avendo a disposizione per scrivere il suo libro questi grandi imperi, l'impero d'Egitto, di Babilonia, gli Assiri, i Romani, grandi uomini, Alessandro il Grande, grandi imprese, decide invece di riportare nel suo libro la storia di un piccolo popolo in una piccola regione del Mediterraneo. È un popolo che sinceramente, cioè noi lo leggiamo nella Bibbia, quindi lo vediamo al centro, ma guardando la storia non è che sia stato al centro della storia durante i vari periodi. Noi lo conosciamo come il centro della storia spirituale perché guardiamo la storia dell'uomo da parte di Dio, ma sinceramente a livello storico appunto ci sono altri grandi imperi che hanno fatto molto di più. Ma Dio perché ci riporta e conserva dopo secoli e secoli tutte queste storie di questo piccolo popolo? Perché attraverso le vicende di questo popolo lui ci vuole mostrare come siamo, e ci vuole mostrare il bene che possiamo fare e anche il male, e soprattutto ci vuole mostrare la nostra relazione con lui e come questa relazione si può inclinare. E questo lo vediamo molto bene nel libro dei Re di Cronache, perché questi due libri, Primo Re, Secondo Re, Primo Cronache, Secondo Cronache, ci raccontano la storia appunto di Israele durante il periodo dei re, appunto dal suo primo re Saul fino poi alla deportazione, e vediamo un susseguirsi di re. Ma se tu cominci a leggere questi libri pensando che quei re è la tua anima, perché tu sei il re del tuo regno, il tuo regno è la tua vita, e tu sei re, tu prendi decisione, hai preso la decisione stamattina di essere qui, prenderai la decisione pomeriggio di essere da qualche altra parte, tutte queste nostre decisioni mostrano che noi siamo il re della nostra vita, decidiamo appunto quello che dobbiamo fare, mentre i sacerdoti, questo servizio levitico, sacerdotale, rappresenta per la nostra area spirituale, e il massimo per il sacerdote qual era? Mentre il massimo per il re era essere seduto sul suo trono e comandare, gestire, dichiarare e fare le cose, lì per il sacerdote la cosa più bella era entrare nel luogo santissimo, quando l'emozione del sommo sacerdote che una volta all'anno col sangue dell'agnello entrava alla presenza di Dio. E questo deve essere quello che il nostro spirito anela, quello di essere alla presenza di Dio, di essere, abbiamo cantato la canzone anche prima, voglio essere davanti al tuo trono, nel luogo santissimo, perché deve essere l'aspirazione del nostro spirito, se no c'è qualche problema. Mentre l'aspirazione del re, quindi anche della nostra anima, è quella di comandare. Ma dobbiamo capire questo, che quando Dio ci ha creato spirito, anima e corpo, perché lui ha creato un corpo, un robottino per poter vivere su questo pianeta, come abbiamo mandato un robot su Marte, e quel robot è stato creato in una certa maniera per poter muoversi su quel pianeta, e svolgere alcune funzioni. Il nostro corpo è la stessa cosa, non è altro che un robot creato molto bene, meglio di quello che la NASA ha potuto o può fare, per vivere e muoversi in questo pianeta. E in questo robot lui ha messo il suo spirito, ha soffiato Dio lo spirito, e
questo robot è diventato anima vivente, ha avuto un'anima. Quest'anima che cos'è? Cosa serve? È la connessione fra spirito e corpo. È quella che deve ricevere dallo spirito le funzioni, passarle al corpo e quindi produrre quella vita che Dio vuole per noi su questa terra. Sappiamo che le cose non sono andate tanto bene, questa connessione si è persa. E adesso cosa succede? Prima questa immagine, mentre adoravamo, riguardo a questa, che ho visto, no? Lo spirito, Paolo dice che il nostro spirito è seduto con Cristo nei luoghi celesti. Quindi il nostro spirito è già in cielo, me lo sono visto proprio in cielo, seduto, e mano aveva un telecomando, tipo quelli, no? Che comandano i droni, no? Immagini, no? Un telecomando così, con il drone, e giù c'è il corpo, no? Sulla terra, no? E questo corpo c'ha l'anima, però l'anima viene distratta, adesso andremo a vedere un po', no? Come si può distrarre o perdere il collegamento con lo spirito, no? Allora, Dio che dice allo spirito dell'uomo di essere lui a fianco, no? Siamo seduti con Cristo Gesù, allora Cristo Gesù dice: senti, tu dovresti farmi questa cosa per te, no? Lo spirito dice: certo, non c'è problema, ma non va, non funziona, ho perso il collegamento. E il corpo giù è libero di, no? Andare per conto suo, no? E fare altre cose che non sono quelle che lo spirito ha comandato, no? Questo è un po', appunto, no? Un'immagine da fumetto, però rende l'idea, no? Di quello che veramente succede, come siamo noi fatti. Il libro dei re, il libro delle cronache, ci mostra proprio, no? Questo. Andiamo a guardare, ad esempio, appunto, la storia, no, dei primi re, perché vedete quando, no, tornando via primo Samuele 1, qua vedete nel versetto 7 e 8 dice: poiché essi non hanno rigettato te ma hanno rigettato me, perché io non regno su di loro, si comportano con te come hanno sempre fatto dal giorno in cui li ho fatti uscire dall'Egitto ad oggi, mi hanno abbandonato per servire altri dei. Questa era la scelta del popolo. Avere un altro re, no? Era praticamente decidere di vivere la vita in un altro modo. Dio gli aveva dato a quel popolo di vivere in un certo modo, loro dicono: no, noi vogliamo vivere come gli altri popoli. Vogliamo vivere come gli altri. Questo è il problema del credente. Credente che quando è salvato, quindi è tirato fuori dall'Egitto, è chiamato a vivere una certa vita. Dio ti ha tirato fuori dall'Egitto non tanto per farti girondolare per il deserto, no? Ma per darti vita abbondante, ma soprattutto per riportarti quella vita che lui aveva stabilito sin dal principio per te. Ed è questa l'opera che Dio vuole fare. Il problema è che noi, come credenti, vogliamo continuare a vivere come gli altri. Gli altri prosperano, gli altri si divertono, agli altri gli va bene, l'erba del vicino è sempre la migliore. Allora, perché non vivere anch'io come loro? Il mondo non è poi così male. Ed è un problema che abbiamo tutti noi credenti. Non ci ritroviamo. Era il problema del popolo di Dio, dacci un re come tutti gli altri. Ma guarda nel versetto 10 la risposta di Samuele. Così Samuele riferì tutte le parole dell'Eterno al popolo che gli domandava un re. Questo è sempre il primo Samuele, 2 Samuele 8. Così Samuele riferì tutte le parole dell'Eterno al popolo che gli domandava un re e disse: questi saranno i diritti del re che regnerà su di voi. Il problema è questo: quando hai un re, c'ha dei diritti, no? E chiede delle tasse che prima non pagavano, chiede, no? Poi dopo Samuele gli fa tutta una lista di quello che questi re avrebbero richiesto dal popolo: prenderà le vostre figlie per fare le sue serve, prenderà i vostri figli per farli militari, no? Si prenderà i vostri terreni, e questo, no? Ed è quello poi che è successo. Ed è questo il nostro problema: se noi decidiamo di seguire il mondo ha delle richieste. E ci richiederà qualcosa, chiederà il nostro tempo, chiederà i nostri affetti,
chiederà di vivere in una certa maniera, no? Il mondo ha sempre il re delle richieste. Ed ecco quindi, no, che abbiamo questa situazione. Allora andiamo a vedere, sono andato a guardare appunto questi primi re, scegliendo solo, diciamo, i primi cinque re dalla parte di Giuda, senza andare a guardare poi gli altri re da parte di Israele, che è un macello ancora più grosso. Ma andiamo a guardare proprio quelli di Giuda, no? Inizia, vabbè, con Saulo, il primo re, no? E Saulo sembra ottimo, no? Il primo re che Dio gli dà è più alto di tutti gli altri, dice dalla spalla in su, no? Quindi proprio un uomo bellissimo, forte, no? E sembra all'inizio anche umile, no? Perché alla fine non voleva essere il re all'inizio, no? Come io, sono una famiglia piccola, così, però poi comincia a prenderci un po' gusto a diventare re, vede appunto quali sono i diritti che gli portano loro. No, può avere questo, può avere quello, e la cosa comincia a piacergli. Ma mentre si innalza come re, nasce una cosa nel suo cuore, la paranoia. Diventa paranoico e comincia a pensare che tutti ce l'hanno con lui. Davide ce l'ha con lui, il suo miglior generale, che è sempre lì che combatte per lui, darebbe la sua vita per lui, e lui pensa invece che lo vuole uccidere. Addirittura diventa paranoico di suo figlio Jonathan. A un certo punto vuole uccidere suo figlio Jonathan, dicendo secondario. Arriva ad ammazzare i sacerdoti, quando l'anima ammazza lo spirito. No? Riesce anche lì perché pensa che questo sacerdote abbia aiutato Davide, no? Contro, per mettersi contro di lui e far ammazzare il sommo sacerdote, di tutti, no? I sacerdoti, 70 sacerdoti che erano lì. Pensate dove arriva, no? La paranoia. Noi dobbiamo stare attenti perché la nostra anima può diventare paranoica. Quello non l'ha detto strano, ma quello ha detto così. No, non vado in chiesa perché ce l'hanno tutti con me. Lo sappiamo, no? Che queste cose succedono dappertutto, poi nella famiglia, poi sul posto di lavoro, uno comincia a diventare paranoico. Sapete qual è alla fine, se non veniamo curati dalla paranoia, qual è alla fine il risultato? Come è finito Saul? Si è suicidato. Saul si è suicidato. Quando ha visto che tutto gli andava male, perché appunto aveva abbandonato l'Eterno, non ascoltava un profeta, ce l'aveva con tutti perché pensava che tutti ce l'avessero lui, alla fine si è suicidato. E l'anima paranoica alla fine si suicida, non si suiciderà fisicamente, ma è un suicidio della propria vita spirituale, di quello che Dio voleva per te. No? E quindi facciamo attenzione alla paranoia, nessuno ce l'ha con te, tutti ti vogliono bene, no? E tutti stanno vivendo una loro vita tranquilli, no? E no? Ci sono quelli che, cioè, al lavoro quando facciamo il parrucchiere mi dicevano devi fare attenzione, perché magari tu sei sopra pensiero, però guardi una cliente, magari anche no, nello specchio, c'è uno specchio, c'è una cliente di lato, magari stai guardando lì nello specchio, ma non stai guardando la cliente. Stai conducendo, magari pensando su di te, o magari parli con un tuo collega, no? E magari ridacchi e dici: non devi farlo perché quella cliente penserà che tu ridi di lei. Tu stai parlando di qualcos'altro, però le persone, quando vedono qualcuno che li guarda e ridacchia, pensano che lo sta ridendo di me. Quelli magari stavano parlando, non l'hanno fatto la sera prima, no? Stai parlando dei fatti tuoi. Perché abbiamo tutti un po' questo istinto paranoico. E dobbiamo veramente farlo morire prima che lui uccida noi. Quindi il primo re Saul, il primo re di Israele, aveva questo problema che lo uccide. E noi da qui impariamo appunto a non essere preoccupati di quello che gli altri pensano di noi. Vogliamo bene a tutti e pensiamo che tutti ci vogliono bene. Poi Saul, sappiamo che viene sostituito da Davide, gloria a Dio. E Davide viene definito come appunto un uomo con il cuore rivolto a Dio, ha sempre il cuore rivolto a Dio, e questo lo salva da tante cose, no? Però aveva un difetto, una vista buona, questo era il suo difetto, avere 10 decimi, magari avesse avuto un po' di miopia, no? Perché c'è scritto in 2 Samuele 11:1, no? Questo diventa il suo grosso problema, dice: con l'inizio del nuovo anno, nel tempo in cui i re vanno a combattere, Samuele, no? Gli scrive, no? È il tempo in cui Davide doveva essere a combattere, perché i re
vanno in battaglia. E invece dice: Davide mandò Joab con i suoi servi e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Ammon e ad assediare Rabbà. Ma Davide rimase a Gerusalemme, nella serie armiamoci e partite, no? Famoso. E così Davide lo fa così. E dice: una sera Davide si alzò dal suo letto, fosse andato in battaglia, era stanco, avrebbe dormito, avrebbe combattuto tutto il giorno, alla fine sei sfinito, come ti metti a letto? Dai, ci vediamo domani mattina. Invece non c'è sonno, è normale, non fa niente tutto il giorno, è stato lì a Gerusalemme. Gli uomini erano tutti in battaglia, c'erano in giro solamente donne e bambini. Che deve fare un re? Mentre si stava in giro tutto il giorno, così, e la sera non ha sonno. Allora si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era bellissima. E sappiamo le conseguenze poi, ma non solo per lui, ma anche per la sua famiglia. No, succedono veramente cose tremende, dei figli gli muoiono a causa di questo. No, c'è proprio sempre problemi nella famiglia e nel suo regno, no, proprio a causa di questo sguardo. L'altro problema della nostra anima è la vista. Cosa guardiamo? Gli occhi sono le finestre dell'anima. Tutto quello che noi vediamo lo assorbiamo, entra dentro di noi. E in qualche maniera poi produce il frutto. Ecco perché è importante. Teniamo gli occhi su questa parola, teniamo gli occhi sulle cose di Dio, teniamo gli occhi sulle cose buone ed evitiamo di trovarci nel posto sbagliato a guardare la cosa sbagliata. Questo è importante, qualcosa a cui dobbiamo difenderci, perché poi ci saranno delle conseguenze. Quindi il secondo problema a cui dobbiamo fare attenzione è dove mettiamo gli occhi. Quando è iniziato tutto così, in Genesi 3:6 è scritto: e la donna vide che l'albero era buono da mangiare. La donna vide, non lo assaggiò, lo vide. Dopo l'assaggiò, però già guardandolo aveva deciso che era buono da comprare, no? Quando le donne entrano in negozio vedono quello che è buono da comprare, no? Scarpe, vestiti, così, tutto è buono, quello che c'è, no? Da nuovo. Che era piacevole agli occhi, vedi? Mi piaceva guardare questa cosa, no? Questo frutto, e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Tutto iniziò da uno sguardo. Il serpente gli fece mettere gli occhi su quel frutto. Quindi facciamo attenzione dove mettiamo gli occhi. Quindi dopo Davide arriva un altro, arriva Salomone. Salomone è un altro bel esempio per la nostra anima, perché era molto saggio. Puoi essere molto intelligente, molto, era uno scienziato, quello che scriveva proverbi, poesie, libri, venivano appunto da tutto il mondo ad ascoltare la sua saggezza, ma anche lui aveva il suo demone, aveva il suo problema. No? E in quel caso non è stato molto saggio. In Primo Re 11 vediamo cosa succede di questo re, l'uomo più saggio della terra, è stato definito. Ma il re Salomone, oltre la figlia del faraone, amò molte donne straniere, moabite, ammonite, edomesi, idonee e ittee, appartenenti ai popoli, senti un po', di cui l'Eterno aveva detto ai figli di Israele, cioè Dio gliel'aveva detto, perché Dio ce le dice le cose, noi non possiamo dire, ma io non sapevo, non è vero, lo sapevi, Dio te l'ha detto. Caro Salomone, voi non vi unirete in matrimonio con loro, né essi con voi, perché essi faranno certamente volgere il vostro cuore verso i loro dei. Ma Salomone si unì a tali donne per amore. Ah, che bella parola, no? Peace and love, che bella, tanto di moda adesso, no? Per amore, Salomone dice, ma è per amore, ma è per amore. Egli ebbe 700 principesse per mogli. Ne aveva di amore, esatto. E 300 concubine non gli bastavano, anche 300 amanti, perché una concubina alla fine era un amante. E le sue mogli gli pervertirono il cuore. Attenzione, perché alle volte l'amore ti porta alla perversione. Facciamo attenzione quando usiamo questa parola amore.
Così quando Salomone fu vecchio, le sue mogli fecero volgere il suo cuore verso altri dei. E il suo cuore non appartenne interamente all'Eterno, suo Dio, come il cuore di Davide, suo padre. Vedi, Salomone è il tipico credente con un piede qua e un piede là, no? Dopo il Signore, però anche col mondo, no? Faccio le cose del Signore, ma faccio anche le cose del mondo, no? Un po' di qua e un po' di là. E anche lui era questo grande re, Dio aveva stabilito, fa crescere tanto la nazione, no? I confini di Israele non sono mai stati così ampi come al tempo di Salomone. Israele non è mai stato così ricco, così potente come ai tempi di Salomone, ma dentro la sua casa c'era un problema. Fuori sembrava il massimo, il meglio di tutto, ma dentro, questo è quello che è importante. Cosa succede dentro di noi? È più importante di quello che succede fuori. E Salomone aveva qualcuno in casa sua che gli pervertiva il cuore e lo faceva allontanare da Dio. Ha perso il contatto. Il drone non funziona più. No, lo spirito manda i contatti, ma l'anima non risponde più. Allora facciamo attenzione a questo pericolo. Non cerchiamo tante vie, tante strade, tante cose. Voglio sentire tutto, voglio sapere tutto, voglio provare tutto. Non è buono. Gesù ha detto: io sono la via. Ha detto: io sono le vie. Io sono la via, c'è una via, io voglio camminare su quella via e voglio camminare con gente che cammina su quella via. Se tu vai per un'altra via non ti seguo, no? Io voglio una via che è la via di Gesù, no? E quella devo seguire. Se ho trovato la via giusta, perché devo provare un'altra? Lo so che noi uomini ci piace, no? Quando vogliamo provare, no? Perché il navigatore dice gira a destra, ma secondo me a sinistra si arriva prima, no? Ci piace questa cosa, no? Perché non sappiamo più del navigatore, no? E poi dopo qualche chilometro ci accorgiamo che forse, però forse se torno adesso, adesso ritorno a riprendere la strada di prima, fin quando proprio non sappiamo più dove siamo, come quella volta che siamo arrivati da Fruttivendolo, no? Dove stavamo andando, noi ci siamo trovati in mezzo alle montagne, c'era solo un Fruttivendolo, no? Lì sono sceso, sono andato a chiedere, ma dove siamo? No, che non sapevo neanche più, forse avevo. Ero riuscito a confondere anche il navigatore, a forza di girare. Tanto, no? Così noi cerchiamo la nostra via, vita. No? Tante vie, tante strade, tante direzioni, proviamo tante cose, ma poi alla fine non sappiamo più dove siamo, come il povero Salomone. No? Ma Gesù è la via, quindi seguiamo lui, camminiamo per quella. Poi dopo Salomone arriva suo figlio Roboamo. Roboamo ha un altro problema nella nostra anima. Roboamo non dà ascolto agli anziani. No? Cosa succede? No? Che Salomone muore, lui diventa re, un giovane re, il popolo va lì e dice: senti, tuo padre, per mantenere le sue mogli, mantenere le sue amanti, mantenere le suocere, mantenere tutta, no? L'ambaradan che si era costruito, ci aveva super tassato, non ce la facevamo più. No? Sì, bello, avevamo questo grande regno. Ma no, non si può andare avanti così. Tagliaci un po' le tasse, no? Semplicemente quello. No? Cerca di vivere un po' più modestamente anche tu, non fare come tuo padre. E gli anziani, no, che erano quelli che consigliavano suo padre, gli dicono: c'ha ragione il popolo, fatti volere bene. Cosa più bella per farsi voler bene a un governante dal popolo è togliere le tasse, giusto? No? E quindi vediamo che Roboamo, no? Dice: aspetta un momento, vado ad ascoltare i miei amici, quelli con cui sono cresciuto, i giovani. E i giovani ovviamente hanno un'altra enfasi, no? Dicono: come questi vengono a dirti così? Ma tu devi essere più forte di tuo padre, no? Tu devi dirgli che se lui ha usato il mignolo contro di voi, io userò la frusta, no? E quello segue i giovani. E cosa succede? Trac, il regno si spezza, perde 10 tribù, e per un re su 12 perdere 10 parti del suo regno non è poco, no? Rimane con due tribù, no? Che lo seguono, giusto perché Dio ha un piano lì a Gerusalemme e dice: devo mantenere qui i figli
di Davide, perché sennò quello si bruciava come quello. E vediamo che c'è questa divisione. E questo è, può essere un nostro problema. È troppa enfasi sulle cose nuove e ci dimentichiamo delle cose vecchie. No? Ci dimentichiamo delle cose buone che i vecchi ci hanno passato, che si facevano, o si pensavano, vecchie idee. Deve essere sempre nuovo, nuovo, nuove idee, nuove cose, no? E tutto è spinto, soprattutto oggi, agli estremi per cercare sempre qualcosa di nuovo, no? Ma poi alla fine non ci si può spezzare cercando questo. Noi dobbiamo fare quello che ci ha detto Gesù in Matteo 13, versetto 52. Ed egli disse loro, perciò ogni scriba ammaestrato per il regno dei cieli, quindi uno, no, che è ammaestrato, che conosce il regno di Dio, uno che sa, che conosce la parola, è simile a un padrone di casa che trae fuori dal suo tesoro cose nuove e vecchie. Capito? Il bilanciamento, questo è. Non dobbiamo essere troppo sulle cose vecchie, rimanere lì, no? Nel vecchio, perché sennò diventiamo, no? Come diceva appunto, che si nasce incendiari e si muore pompieri, no? Quando diventi vecchio vuoi spegnere tutto, no? Quello che i giovani vogliono fare, no? Non dobbiamo diventare così. Però neanche estremi, capito? Che bisogna per forza fare la cosa nuova, per forza andare cercare qualcosa di nuovo, quel giusto bilanciamento, imparare agli anziani e avere l'entusiasmo dei giovani. Questo è bello nella famiglia, no? Quando appunto nonni, genitori e figli operano insieme, si consigliano, cercano appunto, no? Si cerca l'energia, l'enfasi, la nuova voglia di novità dei giovani, no? Però con la saggezza dei vecchi. Se metti insieme queste due cose, che sia nella chiesa, nella casa e nel lavoro, no? Le industrie migliori, quelle più belle, o no? Le attività migliori, quelle familiari, dove veramente la nostra famiglia funziona e c'è il vecchio che lascia il giovane si rinnova, magari fa, no, cose nuove, però sempre, no, con l'aiuto dell'anziano, cosa che oggi è sparita, ci sono ormai le multinazionali, fanno tutto loro, però una volta, no? Come funzionavano bene, no, queste cose. Ma noi come credenti dobbiamo cercare di mantenere sempre quel bilanciamento tra quello che è stato, no, e quello appunto che, no, possiamo rinnovare. E quindi questo è il problema di Roboamo, figlio di Salomone. Poi dopo Roboamo arriva Abiam, e Abiam continua a fare quello che ha fatto suo padre. Primo re 15:3, egli si abbandonò a tutti i peccati che suo padre aveva commesso prima di lui, e il suo cuore non fu interamente consacrato all'Eterno, al suo Dio, come il cuore di Davide, suo padre. Quindi questo uno dice, ma sì, va bene così, è andato bene Roboamo quando... O mio padre non se l'è passata male, come re, se l'è goduta, ha fatto quello che voleva, no? Continuiamo così. No? Ed è uno che lascia andare le cose come vanno. No? E questo è stato il problema di Abiam. Di Abiam si dice solo questo, un versetto che trovate, non ci sono imprese, non ci sono cose che lui abbia fatto, no? Niente di che. Un re giusto per tappare il buco fra Roboamo e poi Asa, no? Fra questi due re, un tappabuco, e certe vite sono così, no? Un po' tappabuco, dove passano e non si sa più tanto di loro, no? Tirano a campà, vanno avanti, no? Non c'è niente, niente di che, quindi non dobbiamo fare attenzione che la nostra anima non continui semplicemente quello, no? Che c'era prima di noi, ma dobbiamo cercare un cambiamento sempre, come fece Asa, il figlio di Abia. E Asa è uno spettacolo. Asa è qualcosa veramente che dici, wow, ma da dove è venuto fuori questo qua? Perché appunto aveva, cioè, come nonno questo Roboamo, un disastro di re, come padre questo Abiam, un disastro di re, la madre era peggio ancora, e lui venne fuori un re modello, come Davide. Ma che cosa? Ma da dove l'ha imparato? Che cosa è successo? Eppure vedete che
Non dobbiamo pensare che se sono nato in una famiglia oppure se le mie circostanze sono così. La famiglia e le circostanze non devono limitare il nostro futuro o la nostra vita. Non sono scuse, non abbiamo scuse. Vediamo che questo Asa aveva tutto contro di lui, eppure diventa un re modello che fa delle cose meravigliose in Israele, soprattutto pulisce tutta quella idolatria che appunto i suoi avi avevano accumulato iniziando da Salomone. E guardate che cosa arriva a fare il primo re 15 verso 11. Io proprio vi faccio una standing ovation a questo re, è proprio per me è un eroe proprio dello spirito. Primo re 15:11. Asa fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, come Davide suo padre. Vedete, non dice come Abia suo padre, è Davide suo padre. Quello prende direttamente la discendenza da Davide, cioè salta a tre generazioni. Eliminò dal paese quelli che si davano alla prostituzione sacra e fece sparire tutti gli idoli che i suoi padri avevano fatto. Abbiamo pregato anche prima, no? Per lui, proprio perché abbiamo visto, ci sono maledizioni familiari che seguono una famiglia, ma lui le spezza queste maledizioni familiari e poi fa qualcosa veramente più grande. Destituì pure dalla dignità di regina sua madre Maaca, perché essa aveva fatto un idolo orribile di Asherah. Abba abbatté quell'orribile idolo e lo bruciò presso il torrente Chidro. Questo destituisce sua madre da regina, perché era idolatra, perché era una strega, perché era una che si dava alla magia. E domenica scorsa Simona ha parlato del nostro problema, che viviamo in una cultura dove c'è la madre come figura principale, e questo riesce invece a destituire questa madre, a rompere questa catena, questa influenza di questa madre su di lui. E sapete perché io dico questo è un eroe spirituale? Perché io penso alla pressione emotiva, comunque questa è la tua mamma, mammina bella, però si deve togliere la mia l'umiliazione, cioè ha umiliato sua madre. Ti voglio bene, sarà mia mamma, però l'idolatria in casa mia non ci deve entrare. E se tu vuoi entrare con l'idolatria, esci tu e l'idolo. Non vi posso avere qua né uno né l'altro. Poi il problema è la pressione politica, perché comunque vedete, una regina aveva il suo partito, no? Cioè aveva quegli anziani che erano dalla sua parte, quindi sicuramente sono andati a fargli pressione politica, ma tu non puoi destituire la regina, ma come? La regina ha le sue funzioni, ma tu chi sei adesso, no? Il giovane re che vuole fare questo, quindi c'era una pressione politica. Probabilmente la pressione della moglie, la moglie di Asa sarà andata, ma come vuoi destituire tua mamma? Ma per le donne che cosa sarà questo? Ma tutti i figli si innalzeranno contro le loro madri, ma non puoi fare questo, no? Quindi aveva anche il lato femminile, no? Contro di lui. Cioè io mi immagino, capito? Cioè questo uomo, veramente questo giovane re, no? Ha avuto una grande pressione, eppure è rimasto fermo nella sua decisione. Questo mi piace del re Asa. Perché? Perché lui ha detto l'idolatria a casa mia non ci sta. E ha ripulito quindi non solo di tutti quegli idoli che i loro padri, Salomone, che sapete, tanti di questi idoli magari sono stati d'oro puro, hanno avuto un valore incredibile, no? Perché facevano questi idoli appunto d'oro, un grande lavoro artistico. Quindi cose che valevano molto, lui ne fa polvere e le butta nel fiume. È disposto a perdere quello che Salomone aveva fatto, che Roboamo aveva fatto, che Ahia aveva fatto. Dice, io non voglio niente, voglio solo l'arpa di Davide. Portatemi qui l'arpa di Davide, mi metto a suonare l'arpa e canto come lui. Ma non mi interessa niente tutto quell'altro che hanno fatto. E arriva anche appunto a togliere sua
sua madre, appunto, dalla figura di regina. Questo è quando l'anima taglia le generazioni naturali della sua parentela e si dichiara figlio di Davide. Noi ci dichiariamo figli di Gesù, il discendente di Davide. Vedete, tutti questi re, se voi notate, tutti vengono comunque paragonati con Davide, perché in ogni re di Israele, noi vediamo di Giuda, dice sempre o non fece come fece Davide, oppure fece come fece Davide. Cioè Davide è stato lo standard per i re di Israele. Se sei come Davide vai bene, se non sei come Davide vai male, indipendentemente da quello che fai. E il nostro standard è il figlio di Davide, Gesù. No? Gesù è il nostro standard. Lui è il nostro padre, no? È il nostro standard. Non abbiamo altri. O arriviamo come lui, oppure se no mancheremo. E dobbiamo eliminare tutto quello che non è Gesù. Tutti gli idoli, tutte le cose della nostra vita, anche se sono degli affetti familiari. Non è che noi smettiamo, no? Gesù ha detto chi ama padre, madre, figli, mogli più di me. Non ha detto non devi amare, ha detto se li ami più di me, cioè tu li devi amare, ma deve esserci un amore ancora più grande di quello che hai per loro, che deve essere rivolto a me. Questo è il punto, devi amarli più, puoi amarli più di me. Cioè l'amore più grande di quello di Gesù viene sopra tutti, prima di tutti. E poi, certo, vengono, dobbiamo amare i nostri nemici, ma non amare i tuoi familiari. Cioè, non è che Gesù ci sta dicendo non dobbiamo amare, ma c'è l'amore supremo, che è l'amore di Dio. Quindi dobbiamo eliminare dalla nostra casa tutti gli idoli familiari. E quindi abbiamo visto, ecco, questi cinque re che ci mostrano, ci hanno mostrato, no, qualche problematica che noi possiamo avere con la nostra anima. E potremmo andare avanti, no, tutti fino al re Ezechia, alla deportazione, no, e vedere che ogni re ha uno spunto per noi in cui possiamo riconoscerci e possiamo imparare così a non cadere. Perché, vedete, quello che lo Spirito Santo è venuto a fare, è venuto a guarirci. E noi abbiamo bisogno della guarigione dell'anima. Quindi lo spirito è guarito istantaneamente, quando nasce di nuovo. La nuova nascita significa appunto che lo Spirito Santo arriva, no? Prende il vecchio spirito, quello morto dal peccato, butta e si mette un nuovo spirito. C'è una nuova creatura, una nuova creazione, qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, qualcosa di sano, no? Ed è il tuo essere spirituale. Poi c'è il corpo e ce lo portiamo dietro, quindi con acciacchi, malattie, viviamo in un mondo appunto, no? Dove ci sono questi problemi, e può arrivare la guarigione miracolosa, cioè la guarigione, diciamo, miracolosa naturale, nel senso che mi rompo un braccio, metto un gesso, aspetto un mese, tolgo il gesso, il braccio è tornato come prima. No? Alla fine è un miracolo, no? Solo che ci mette un mese, perché le cellule piano piano, no? Si ricompongono. Quindi ci sono le nostre guarigioni, quelle che chiamiamo normali, naturali, quelle aiutate dalla medicina, e le guarigioni miracolose, dove appunto preghiamo e in un istante Dio fa il miracolo. Ma il miracolo, la guarigione, non è altro che un riportare qualcosa che si era alterato allo stato naturale. Non diventiamo soprannaturali se riceviamo un miracolo, no? Semplicemente noi siamo stati creati sani, questo robot, come l'ho chiamato all'inizio, è stato creato bene, no? Se si rompe qualcosa, se si altera qualcosa, ecco che il creatore deve venire a riordinare, rimettere a posto le cose, no? Perché possa riprendere il funzionamento. Il miracolo non è altro che questo. E c'è anche però la guarigione dell'anima, e nella guarigione dell'anima è un processo. La guarigione dell'anima richiede tempo ed è progressiva, ma non è altro che anche questo un lavoro dello Spirito Santo per riportarci all'originale, cioè per far funzionare la nostra anima come doveva, cioè senza paranoie, senza bisogno di andare a guardare cose che non deve guardare, senza idoli, no? Senza tutte quelle cose del mondo o
o le cose del nemico che la corrompono, no? O tutto quello che siamo portati dietro, ma un'anima nuova, rinnovata, come dice anche Romani 2, come ha detto Gesù che è venuto a fare in Luca 4, versetto 18, discorso nella sinagoga di Gesù, quando cita il profeta Isaia e dice: lo spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto, cioè mi ha reso capace, mi ha dato la potenza per farlo, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno un cuore rotto. Cioè, questa è la guarigione dell'anima. È venuto a riportare i cuori rotti a essere cuori sani, cuori interi, cuori integri, cuori che funzionano come Dio ha stabilito all'inizio. Cioè, cuori capaci di sentire lo spirito e di dare gli input al corpo che opera in questo mondo secondo la direttiva dello spirito. Questo è il cuore interiore. Per programmare la liberazione dei prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per mettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Vede, questa è la guarigione che Gesù ha fatto. Gesù è venuto a guarirci, cioè a riportarci allo stato primario. Questo è venuto Gesù. Non è venuto a fare qualcosa di nuovo, semplicemente ha visto un mondo corrotto, che si è corrotto, che è andato lontano dal volere di Dio, ha detto: vado a riportarmi nel volere di Dio. E lo fa attraverso la guarigione del nostro spirito, la salvezza, lo fa attraverso la guarigione del nostro corpo, i miracoli, e lo fa attraverso la guarigione della nostra anima, risanando la nostra anima. E per questo ci ha mandato lo Spirito Santo. In Giovanni 14, versetto 16, Gesù dice: ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Versetto 26: ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Che cosa ci insegna? Che cosa ci ricorda? La verità, perché Lui è lo Spirito di verità. Vedete, noi viviamo in un mondo immerso nella menzogna. Questo mondo è un grande bidone pieno di menzogna, e le persone ci sono dentro. No? Dovunque ti giri, dovunque vai, troverai menzogna. Gesù, parlando del principe di questo mondo, ha detto: lui è il padre della menzogna, è il padre della bugia, e da lui può uscire sulla bugia, ed è il principe di questo mondo. Quindi, cosa possiamo aspettare? Ma in mezzo a questo bidone di menzogne, noi ci manca lo Spirito Santo. Manda al Consolatore, lo Spirito di verità, la verità. Ma noi dove troviamo la verità? E lo Spirito Santo dove trova la verità che ci deve insegnare, ci deve ricordare? Come fai? Tu puoi ricordare qualcosa a tuo figlio se prima gliel'hai detto, no? No, Dio, ti ricordi di fare quella cosa? Cosa? Quella cosa là. E quello poverino dice: che è sta cosa? No? Ovviamente devi dirgli prima cosa devi fare, poi ricordati di quella cosa che ti ho detto stamattina. Lo Spirito Santo viene per ricordarci cosa? Questa nuova legge, tutta da ricordare, Topolino, cosa ci deve ricordare, no? Quello che abbiamo nella scuola. Lo Spirito Santo ci ricorderà questa, ci insegnerà questa e attraverso di questa ci rinnoverà la mente. E ci farà vedere, hai visto quello del re che era paranoico? Hai visto che fine ha fatto? Vuoi fare anche tu la stessa fine? Allora smettila di essere paranoico. Hai visto quel re che mi si è andato con la sera, se ne è andato in giro, che fine ha fatto lui, i suoi figli, la sua famiglia, quanti guai ha fatto? No? E allora vai a dormire la sera, il giorno vai in guerra, no? E così ci insegna la verità. E noi dobbiamo conoscere la verità, ecco perché continuiamo a predicare, a leggere, a imparare, a studiare la parola di Dio. Questa è la verità che cambierà, trasformerà la nostra anima. E questo è il balsamo della guarigione.